strana famiglia. Ragazzi, chi pensa che Nausicaa sia la più adatta a vestire il blu e rabbia? Cosa? Rabbia io! Io non mi arrabbio mai! Scusate, ritardo. Cosa che non succede mai, vero? Vedo che c'è un'area rilassata. Maggie, te l'ho detto. Questi costumi ispirati ai colori delle emozioni ci stanno facendo soltanto litigare. Ma ragazzi, vi prego, non lasciamo che la tensione ci distrugga. Ma tutta la grande! Ah, ve l'avevo detto che avrebbe reagito così. Va tutto bene, sempre bene. Ci vogliamo tutti bene. L'aveva detto? L'aveva detto. Maggie, svegliati. Il mondo non è quel posto felice, felice come lo vedi tu. Vabbè, resta il fatto che lei è la più adatta a indossare il rosa gioia. E Nausicaa, blu e rabbia. E tu, Bianca, che sei sempre pronta a criticare e giudicare tutti, che colore saresti? Facile. Azzurro disprezzo. Almeno non sono sempre indifferente a tutto come te, Jacques. Io indifferente? Come vuoi. Basta che finiamo in fretta perché sono un po' stanco. Appunto. Grigio indifferenza. Questi silenzi mi fanno paura. Viola spavento. Non sono mica un tipo pauroso io. Paura, paura, dammela. Ho detto che non voglio il blu e rabbia. Ok, ragazzi, dobbiamo smetterla. Se non smettete di litigare, rischierete di perdere tutto. Cosa? La nostra amicizia? Bella amicizia. Sono due ore che ci rinfacciamo i difetti. Oh, è arrivato il saggio Queen, sempre sicuro delle sue convinzioni. Verde serenità. Ma voi vi sbagliate di grosso, io sono arrabbiato. Smettetela. Io voglio questo. Dammela. Puoi prendere questo. Smettetela. Già, basta. Ragazzi, cosa sta succedendo? Cos'è questa confusione? Sta succedendo che domani torna la Ferrante, la direttrice artistica del Sistina, per valutare i nostri vestiti del gruppo. Ma a quanto pare non siamo più un gruppo. Ma ragazzi, non siete matti, ma guardate che domani dovete andare in scena e io sono il vostro agente. Non posso fare questa figuraccia con la Ferrante. Allora io vi ordino di rimanere uniti. Ma non riescono neanche a mettersi d'accordo sul costume da indossare. E allora decido io. Ma cosa? Io non ho capito nulla. Strano. Ecco, Yuki tu confusione e tu Bianca disprezzo. Va bene. Jomax è un genio. Ha semplicemente ripetuto quello che ci eravamo già detti noi sui colori. Io continuo a non capire. Taci! E comunque io cucirò l'abito bluette, ma non lo indosserò. E perché? Perché diventerò la ragazza più gioiosa dell'Accademia e la Ferrante vi obbligherà a darmi il rosa gioia. Diventi gioiosa pur di avere il rosa, furba! Nausicaa, posso chiederti un consiglio per conquistare una ragazza? Certo, sono buona e gioiosa io. Allora, lei è in classe con noi, è la più bella della scuola. Ma non credo si sia mai accorta di me e del mio amore. Ecco. È che mi mancano le parole, è difficile esprimere ciò che si ha dentro. Beh, dicono che aiuti a scrivere poesie e piangere. Vai a farti un bel pianto. Incredibile, la gioia ti ha dato molto fascino. L'hai fatto innamorare di te in un secondo. Ma Edo non è innamorato di me, vero? E di chi se no? Hai ragione. Ha detto che è innamorato della più bella della scuola e che lei non si è ancora accorta di lui. Sono io! Sei fortunata. Edo è un ragazzo speciale. Sì, troppo speciale. Non lo farai soffrire, vero? Saresti la sua prima delusione d'amore. Potresti rovinarlo, impedirgli d'amare per sempre. Non posso, devo essere buona e gioiosa io. Che devo fare? Sposarlo. Guarda, una farfalla, vai. Se non posso respingerlo io, mi respingerà lui. Lo scoraggerò, come qualsiasi ragazza buona e gioiosa farebbe. Azzurro, che colore inutile! Di la verità, non ti piace essere il disprezzo? No, è un'emozione negativa. Non mi va di essere descritta in quel modo. Io non disprezzo e critico mai nessuno. Non sono io. Che
roba è? Questo è il mio lookbook. Qui contengo tutto quello che mi piace. Un cassonetto dell'immondizia. Ti piace, vero? Evapora. Che stai facendo? Tolgo le cose brutte, cioè tutto. Le avevo fatti con tanto amore. Oh, vorrei mi importasse qualcosa. Basta! Devi fare quello che dico io. Non senti quanto amore nell'aria? È solo San Valentino ed è uno schifo. Novità? Hai una faccia strana. Niente che riguardi un primitivo noioso invadente come te. E questo gilet da dove viene fuori? Maggie, togli subito quei piedi puzzolenti dalle mie scarpe. Che ne sai che sono puzzolenti? Tutti quelli che indossano quelle hanno i piedi puzzolenti. Non ho chiuso occhio. Neanche io. Ma le tue occhiaie sono più brutte. È semplicemente sublime. Come me che le ho ideate le indosserò. È principesco. E reginisco. Bianca, quel termine non esiste. E chi lo dice? Sport preferito? Calcio. Banale. Avanti il prossimo. Silenzio! Visto che non posso dormire, fatemi almeno dimenticare della vostra esistenza. Adoro essere me. Cos'hai da guardare, Maggie? Non sopporto la gente che mi fissa e non sopporto la gente che non la pensa come me. Cioè, chissà perché ti hanno dato il disprezzo. Vorrei declamarti una poesia che ho appena scritto. Mm-hmm. Il cielo è blu, il fiore è rosso. Senza di te io proprio non posso. Aspetta, aspetta, non è finita. Tu sei lì, io sono qui. Vorrei regalarti un colibrì. Lo so, non ho trovato una rima sensata. Edo. Lo so. È per questo che uso una dentiera, anzi. Me la puliresti? Non sapevo mica che... Lo so, sono bruttissima, non sono bella come credevi. Mi dispiace, ti ho deluso. Ma no, non mi hai deluso affatto. Rispetto molto il fatto che tu ti sia mostrata esattamente per quello che sei. No, cioè tu devi rifiutarmi. Perché sei sdentata? Ma che mostro di superficialità pensi che io sia? Come ho fatto a sopportarti per tutto questo tempo? Me lo chiedo anch'io. Incredibile, pensando poi a come abbiamo iniziato. Maggie, tu sei ammessa. Cosa? Sarete compagne di stanza. No! Senta, guardi, c'è un problema, non è impossibile. Ah no, quello è mio. Ah, anche quello. Anche quello lì. Vabbè, allora è tutto tuo. Esatto. Ah, che cos'è questa orribile stranezza? La nostra stanza. Carina, vero? Io non ci dormo in questa stanza. Peccato. Allora la stanza è mia. Scordatelo. Nessuno mette Bianca in un angolo. Fate tante storie, ma sotto sotto siete uguali. Il prossimo che lo dice finisce male. Sei un genio. Così? Lo pensi davvero? Se dicessi che non hai talento, farei la figura della stupida. E questo ovviamente non è possibile. Sfilata, grande sfilata! Davanti ai più grandi della moda, aiuto! Panico! Se hai bisogno di aiuto, basta che chiedi. Credi di essere l'unica a saper disegnare abiti sofisticati? Sì, per questo mi adoro. Insopportabile! Se non vi conoscessi direi che siete sorelle. Noi? Noi ci vogliamo un gran bene. Vero, Bianchina del mio cuore? Oh, certo, dolce vecchi! Maggie? Bianca? Vi siete presentate? È già un passo avanti. Sappi che non ti chiederò mai scusa. Per me è uguale. Ecco, due passi indietro. Sorpresa! Mamma, Alberto. Non ti avvicinare a mio padre. Non ci tengo. Benissimo, allora nemiche come prima. Non mi imitare! Devo stare calma. Ma che avete? Niente! Professionali? Professionali. Posso dire una cosa? No. Sì. Non devi sempre dire il contrario di quello che dico io. Io non dico sempre il contrario di quello che dici tu. Ho avuto un'idea, vero? Sì. È in questi momenti che penso a lei e mia sorella. Scusa? E Felipe, vuole che andiamo tutti in aula laboratorio e senza cellulari. Perché? Per parlarci di cose di scenografia. Perché senza telefoni? Non lo so. Ma se me lo chiede lui lo faccio. Oramai sei completamente cotta. Ma Felipe? Ancora non si è fatto vedere.
Ci hanno chiusi dentro? No, è uno scherzo. Aprite! Aprite! Dai, Filippo, non scherzare. Ehi, qualcuno ci sente? Non ci sentirà nessuno, le lezioni sono finite, saranno tutti già in camera. Il tuo amico ha un bel modo di aiutarci. Aiuto! 46.603. Fame, sete, disidratazione. Io ho fame. Ma perché Felipe ci ha fatto questo? Perché? La scuola ormai è chiusa. Passeremo la notte qui. Jacques, non esagerare. Non stai esagerando. Abbiamo fame, sete, caldo. Ed io che avevo appena capito di essermi innamorato. Puoi capirmi solo tu, Nausicaa. Senti, ora basta, ok? Non ne posso più di fare quella felice e gioiosa. Io capisco che tu ti sia innamorato della più bella della classe. E non ti biasimo. La conosco molto bene e so quanto meravigliosa possa essere. Non credevo che tu e Yuki foste così amiche. Certo. Yuki? Che c'entra Yuki? Io sono perdutamente innamorato di lei. Ecco perché ti ho chiesto una mano. Aspetta. Non credevi mica mi fossi innamorato di te? Sì, possibile. Sì. Tosco. Beh, che c'è da ridere? Sono io la più bella della classe. Praticamente perderemo tutto. Addio musical, addio Ferrante, addio stage. Tanta fatica per nulla. Perché non ce ne va mai bene una? È finito. È tutto finito. Beh, allora dormo. Almeno mi riposo. Non ci posso credere. Ma a te non ti interessa nulla di tutto questo? Ti è mai importato qualcosa nella vita? Forse solo di una cosa. Aspettami qui. Ma vuoi stare più attento? È inutile che continui a metterti in mezzo. Tanto non ti bacio. Penso che se mi faccio vedere con te in giro crederanno che anch'io sono strano e che magari parlo con i manichini. Ma sai come a scuola? Ci sono persone strane come te, persone giuste come me. Ho una reputazione io. Attenzione! Adesso mi vedi? E che è successo? Forse che sei diventata una persona normale. Sei un brutto, bruttissimo cafone! Io sono così. E a te non piace. Se no non faresti di tutto per cambiarmi. Mi piace molto di più quando sei vestita strana. Non devi cambiare. Ti aiuto io se hai bisogno. Non ho bisogno. Ce la faccio da sola. Io non capisco. Ha bisogno di aiuto o non ha bisogno di aiuto? Anche se siamo diversi in tante cose, siamo diversamente simili in tante altre. Ad esempio? Ad esempio? Forse è vero, siamo troppo diversi. Però come amici spacchiamo, no? Ok. Amici? Amici. Però è carina. Quando dorme? Ovviamente quando dorme, perché non rompe? Nessuno ti tratterà male, Maggie. Si innamorano tutti di te. Tu lo sai che puoi dirmi tutto, vero? Certo. Noi siamo amici, no? Meglio di così. Tu ci tieni a me? Certo. Cioè, mi vuoi bene? Se avessi una sorella, le vorrei meno bene che te. Io voglio essere qualcosa di più. Entri, ma baciata. Jacques. Non puoi ignorarla per sempre. Non voglio parlarle. Guarda che le dispiace, davvero. Sì, lo so. È per questo che la sto cercando. La rifaresti per me. Chiudiamola qui. Credo che Andrew sia il ragazzo giusto per te. È che non voglio perderti. Maggie, io devo dirti una cosa. Sì? Io continuerò ad aspettarti in eterno. Sete. Hanno aperto la porta! Forse era solo un miraggio.
simpatico, dolce. Adoro Quinn. Tu oggi ce l'hai con me per qualche motivo che non ho ancora capito. Ma dove è finito il mio gilet? L'ho buttato, così nessuno ti prenderà più in giro. Sei contento? Cosa? No! Lo sai, Bianca, il mondo non gira intorno a te. Ci siamo pure noi, anche se meno belli e viziati. Tu non puoi vergognarti di me solo perché non sono esattamente come mi vorresti. Ma io non mi vergogno di te. E invece sì. Il fatto è che è chiaro che abbiamo un problema. Ne approfittiamo per parlare? Oh no! Mi si sono attaccate le ciglia di nuovo. Maledetto mascara, devo andare un attimo in bagno. Hai ragione, ma non sei autorizzata a dire i miei segreti in giro. Lo sai che non lo farai mai. E non sei neanche autorizzata a dire che mi hai mollata. Bianca Lussi non viene caricata. È che devo abituarmi a essere tuo amico. Lo siamo già stati. Ed era bellissimo. Lo so. Ci sono priorità nella vita. E farti la manicure è una di quelle? Ti dà fastidio? No, non più. Non sono più il tuo ragazzo. Beh, Quinn se lo merita. Sei bellissima. Sono contenta per te, Quinn. Ragazzi, voglio parlarvi sinceramente. Era destino che ci incontrassimo. Nessuno di noi è meglio o peggio degli altri, più o meno o negativo o positivo. Abbiamo bisogno di gioia come di rabbia, della paura come della calma. Esattamente come in una band. C'è chi suona e chi canta. E non potremmo fare a meno di nessuno. I wished I was like all the other girls. All I wanted was somebody to see me for who I really am. All my life I've been feeling out of place. I was too much and not enough at all. All I wanted was somebody to free me, love me as I am. But you show me it's okay to be different. To be shared, that a diamond is a rock like a nut that until it's kept on the ground. So I started digging, digging, digging to find the courage to be me. Avervi conosciuto, ragazzi, e di aver vissuto con mia sorella, con una vera sorella. Sei la sorella migliore che mi potesse capitare. Anche tu. E anche se a volte faccio un po' la sostenuta, ora posso dirtelo. Ti voglio bene, Maggie. C'è qualcuno qui dentro? Sì, zio Max, siamo qui! Salvaci! Adesso vi tiro fuori, non fatemi prendere dal panico! Ragazzi, qualcuno deve avervi fatto uno scherzo. Non vi sarete spaventati, eh? No, semplicemente giocavamo a dirci cose che non avremmo mai dovuto dirci. Ma ce le siamo dette. Adesso però a dormire, eh? Perché la Ferrante sarà qui tra qualche ora e voi avete bisogno di riposare. I vestiti sono pronti, no? No. Muoviamoci. Io non capisco, comunque. Andiamo a dormire, dai. Aspettate. Quello che è successo qui dentro deve rimanere qui dentro, chiaro? Certo. Algida regina delle nevi. Sapevo che eri qui. Sparite! Sei arrabbiata? Nauseata dal tuo comportamento infantile. Ok, prima di riempirmi di insulti, considera solo gli effetti di quello che avete vissuto.
Siete entrati litigando e siete usciti abbracciati. Siete un nuovo gruppo, più unito di prima. Quindi dovremmo ringraziarti? Beh, ho solo cercato di aiutarvi. Ognuno ha il suo metodo. Ci hai preso in giro. Vi ho soltanto fatto ragionare sulla vostra fortuna. Non si possono estorcere sentimenti, Felipe. Neanche soffocarli. In bocca al lupo per la Ferrante. Conquistate il Teatro Sistina, ve lo meritate. Sono contenta di avervi dato fiducia. Gli abiti sono al di là delle mie aspettative. Bravi! I colori delle emozioni vi rappresentano benissimo. Siete voi, disprezzo, gioia, rabbia, spavento, ma soprattutto voglia di vincere. Questa classe è un po' speciale. Muoio dalla voglia di vedere il resto dello spettacolo. Benissimo. E allora non vi resta che provare, 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 provare. E poi ci vediamo al Teatro Sistina. Uno, due, tre. Mi presti un po' della tua serenità? Quattro. Vai. Che ansia, ma ce l'abbiamo fatta. Teatro Sistina, stiamo arrivando. Mi scrive, vieni in giardino e poi non si fa trovare. Così. Mi piace farti arrabbiare, come mi piace sorprenderti. Grazie per quello che hai fatto ieri. Per avervi spaventata a morte. Avrei scelto un altro metodo, ma è stato importante. Sono contenta abbiate ritrovato la vostra armonia. E io sono contenta di aver capito tante cose. Ad esempio che non è giusto negare sentimenti. No. Non è giusto. Seguiteci sul nostro sito ufficiale, canale YouTube e profili social. E non perdete neanche un aggiornamento. Né un hashtag. Hey, one and two.